Patron Alessandro Santoro, dopo due sconfitte consecutive al Casalbordino serviva solo la vittoria, è arrivata ieri nell'ostico match contro la Renato Curi angolana. Vi siete rialzati nel momento giusto? Assolutamente sì, diciamo che siamo stati anche particolarmente sfortunati nei due match precedenti. Oggi quel pizzico di fortuna in più, la bravura di tutti, dal mister a tutti i ragazzi chiamati in causa, nonostante avessimo un'emergenza perché avevamo quattro indisponibili e qualcuno si è fatto male anche durante la partita, ce l'abbiamo messa tutta contro una grandissima squadra che è la Renato Curi, forse la più forte che abbiamo affrontato fino ad oggi. 6 punti dopo 4 giornate per una neopromossa, il bottino è buono o ti aspettavi qualcosa in più? No, assolutamente, il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, dispiace per come siano maturati, molto probabilmente meritavamo qualcosina in più, soprattutto nella partita con la Flacco, la sconfitta a San Buceto ci può anche stare, anche se forse era ai punti hanno vinto loro, ma realmente il risultato più giusto era il pareggio. Oggi ci abbiamo messo tutto, un po' di confusione alla fine, ma realmente un grandissimo primo tempo. A proposito del Delfino Flaccoporto, l'hai visto qui? Dopo 4 giornate te l'aspettavi in testa, in solitaria, al campionato di eccellenza? Non potevo mai aspettarmelo, però oggettivamente, l'ha detto anche Travaglini, qualcosa che va verso il loro porto, sì. Perché? Perché ogni volta che giocano c'è qualcosa. Soprattutto contro di noi. Io non mi è mai successo che in un campionato una partita vinta al 90esimo c'è un rigore su un infortunio in tempo di recupero e poi a tempo scaduto l'arbitro fischi un rigore completamente inesistente dove un ragazzo è scivolato e praticamente il calciatore nostro gli è rovinato addosso perché lui ha urtato il calciatore nostro, sostanzialmente era punizione per noi, ha fischiato un altro calcio di rigore, praticamente in 4 minuti 2 calci di rigore, uno ci poteva anche essere su un infortunio, la palla gli è sbattuta senza nessun ostacolo, ma l'altro proprio in tutte le televisioni dove è stato mostrato la gente si è messa le mani ai capelli. Il Delfino Flaccoporto come l'angolana però fa parte del passato, si guarda avanti. Dico solo una cosa, scusami, se fosse successo al Delfino quello che è successo a noi, stavano ancora parlando di quello. Si parla al presente, il Casalbordino è ancora attivo sul mercato, l'argentino Ross non è ancora a disposizione. Oggi abbiamo visto un grande Piccozzi, come giovani basta lui o ne arriveranno altri? No, i giovani nostri sono bravi, stanno crescendo, anche quelli che sono subentrati oggi hanno fatto benissimo. C'è da dire una cosa, che Piccozzi io devo ringraziare Giuseppe Tambone, che oggi era in tribuna perché mi ha chiamato lui, mi ha detto è un calciatore che fa il caso tuo, prendilo, veditelo, è una persona squisita, sia Giuseppe che Mattia. E quindi lo ringrazio perché ha fatto bene e soprattutto purtroppo il calciatore argentino Martín Rose, che è veramente un fuoriclasse per questa categoria, e non è ancora pronto, quindi penso che tornerà a disposizione la prossima settimana, anche se il transfer è arrivato.